Ciao a tutti e a tutti! Come avete notato, nell'ultimo periodo sto facendo sempre video in compagnia di qualcuno perché... tanto Wendy. E perché comunque avevo dei video in mente da fare e non erano da sola. Quindi oggi vogliamo anche farvi vedere le cose che abbiamo comprato, quindi che abbiamo comprato sia io sia lei, da Primark, Zara e vabbè qualche altro negozietto un po' sparsi, sì. Così, perché più o meno siamo andati negli stessi posti. E queste cose sono state tutte acquistate a Madrid, come penso vedrete dal titolo. Quindi io direi di iniziare. Allora, partiamo da Zara. Prendi le tue, io prendo la mia. Naturalmente non vi faremo vedere souvenir e cose del genere, perché stanno giù, alcune già le abbiamo date, insomma. Però sappiate che io ho preso due palline di quelle con la neve, perché io le colleziono. Una di Madrid e una di Toledo, perché siamo state in queste due città. E poi vabbè, varie calamite, cose, cartoline, bla bla bla. Quindi, come vi ho detto, partiamo da Zara. Questa è la bustina. Siamo andate a Zara a Toledo, che per chi dovesse andare sta praticamente centrale. In una via, sì, nella piazza e poi centrale, cioè lì sta tutto più o meno lì. Vi faccio vedere prima cosa ho preso io, penso che è una cosa, ed è una maglia vestito. In realtà io l'ho presa pensando che fosse una maglia, di quelle che mi vedete sempre tipo nera di H&M, un po' lunghetta, no? Solo che si era tutta devastata completamente, cioè c'era un po' di buchi in giro, quindi no, bisognava ricomprarla. Pensavo fosse uguale, in realtà me la sono provata e arriva tipo sopra il ginocchio con un vestito, quindi sì, è stata una scena un po' fail. E vabbè, comunque l'ho pagata 12,90 euro se non sbaglio, una roba del genere. È fatta così, cioè tutta nera completamente, quindi non è che ve la sto a far vedere wow. Tanto c'è le maniche che arrivano qui, quindi tre quarti. E c'è una cosa fighissima, c'è sta tasca, mo è tutta piegazzata perché è stata in valigia. Comunque c'è sta tasca che è enorme, vi giuro c'entra dentro il mondo, e poi scende giù tutta lunga e vi giuro arriva sopra le ginocchia. Io ho preso due magliette, la prima è questa qui che è venuta a 5,99, che erano tutte e due in saldo, e questa qui è grigia e a questa tasca c'è scritto Be a Poem. Stata in valigia anche questa, è grigia normale. E poi quest'altra maglietta invece è nera con la scritta bianca Duty Free Shoppers, e pure questa era in saldo appunto, 3,99, ma veramente niente, 3 euro, e super carine. Ok, detto ciò, tu c'hai qualcosa che hai comprato in un negozio non marcato? Sì, siamo andati a fare un giro a Plaza Mayor, se vedete Mayor o quello. Beh, che è insomma Piazza Maggiore, sì, in italiano. Comunque, se andate a vedere i vlog sicuramente la trovate se vi interessa. Pieno di negozi di souvenir, cartoline e ventagli e bla bla bla. E Giorgia ha preso questa cartolina che adesso ci spiegherà. L'ho anche messo su Snapchat. È Neymar. C'è riflesso. Vabbè, comunque Neymar. È fatta la cartolina. L'ho pagata 90 centesimi. E c'era sia così che più grande. Però più grande avevo paura che non mi entrasse in valigia, quindi ho detto vabbè, prendiamo la piccola. Io invece ho preso questo sempre lo stesso giorno a un mercatino, che se partite sempre da questa piazza andando sempre dritto, non so che punto però quale uscita sia, comunque c'è un mercato famosissimo, lo fanno, che era domenica, può essere che era domenica, vabbè comunque lo fanno, un mercatino, e è pieno di bancarelle. E ho visto questa bancarella che aveva tutti gli occhi a posto, ogni ragazzi, è sempre stato il mio sogno comprarlo, ma qua costano troppo, c'è tantissimo, tipo uno del genere che ho comprato, adesso vi faccio vedere, costa più o meno sui 20-25 euro, e invece qua stavano, partivano dai 5 euro ai 15-18 più o meno, e io l'ho preso così. Come vedete è grande tipo come la mia faccia ed è troppo bello. C'era, lo volevo prendere o fucsia o turchese, ma sapete che è il mio colore preferito, quindi l'ho dovuto prendere così e non vedo l'ora di attaccarlo. Tra l'altro, se non sapete la storia della cappa sogni, cioè come è nato questo oggetto, andatevela a leggere perché è bellissima la storia, ve lo posso assicurare, e è proprio il motivo per cui ci sono questi tipo sassolini, non lo so, al centro, no? E poi, come vi ho fatto vedere nel vlog, che poi alla fine non le ho fatte vedere, ho comprato un paio di scarpe perché sapete la mia malattia. Però raga, c'erano un sacco di sandali troppo bellini e sono fatti così, li volevo da una vita. Guardate, c'hanno la para bianca tipo fatta di gomma, poi qui è simil sughero così,
e sopra è tutto dorato. Poi sono comodissime, cioè super super fighe. E le ho pagate soltanto 25 euro e stavano, mi sembra, a 30 o 40, una roba del genere. Quindi insomma sono molto gasata. E ora passiamo a Primark, che sappiamo volete vedere tutte quante. Qui ho la busta che mi sono appositamente portata. Anche come scritto, vedete, è scritto Gran Via Madrid, che è il posto. Io penso ne ho visto solo uno di Primark, quindi penso sia solo là. Però non abbiamo potuto comprare tante cose, perché una, avevamo solo il bagaglio a mano, e due, lei c'era già andata, io ci dovrei andare, quindi cioè ok. Però c'erano cose diverse da Londra. Sì, quindi... quello sicuro. Però devo dire che da come me lo ricordavo qualche anno fa da Londra, hanno alzato i prezzi da morire, secondo me se ne stanno un po'. Quindi prima faccio vedere le sue cose. Guardate chi abbiamo trovato, un gamberetto. Che tanto che non la vedete. Guardate com'è cresciuta pelosona. Facci vedere. Fatti vedere. Cominciamo dalle cose più piccoline, accessori, cose così. Allora, questa spazzola rosa, super bella, da cosa? 2 euro, sì. C'era anche nera, però io l'ho voluta prendere rosa perché è più figa. Poi ho preso le Big Bagel perché avevo voglia di Big Bagel. Poi queste spille a 4 euro. Queste le volevo prendere anch'io, però poi ce ne avevamo due, non aveva avuto senso. Poi questi calzini che appena li ho visti ho detto no, vabbè, perché a Londra mi pare che non c'erano questi. E questi qui 3,50. Na, tutti gli unicorni. Questi sono i vari unicorn. Per vedere i vari modelli. Ah, ci sono questi sulla nuvola. Questi che lottano. Ah, questi che lottano. E questo che c'è scritto yourself or no, a unicorn. No, c'è scritto qua. Ah, be yourself or be a unicorn. C'è scritto qui. Sì, te stesso o sì un unicorno. Poi questa canottierina, super carina. È bianca e nera con tutte le palme molto svolazzate. Palm Beach, baby. E questa qui... No, mi fai vedere dietro, scusa. Aspetta. Questa qui è venuta a 7 euro. Dietro ha tutti tipo... griglia. Sì, griglia. Poi ho preso un paio di pantaloncini. 7 euro sempre. E allora, sono fatti così. Tipo grigio fumo. Questi altri invece a 13 euro. Che era la cosa che veniva di più. E sono fatti così neri. Sono, allora, sotto hanno tipo i pantaloncini normali. Sono pantaloncini elastici. Un po', cioè sì. Tessuto normale. E poi sopra hanno tipo la parte in pizzo. Poi questi qui a 3 euro, che sono dei pantaloncini del pigiama. E sono così. 3 euro. Invece quest'altra maglietta 6 euro. E allora è un rosa chiaro e ha la scritta bianca. C'è scritto It's time to be a unicorn. Wow! E anche questa è un po' cortina. Questa è il top! Questa qui invece 8 euro. È una maglietta bianca e la scritta è tipo... olografica. Sì. Non si vede molto, però... Vabbè, c'è scritto on it. Forse è così. No, così sembra solo argentato, ma in realtà sì. Ha molti più riflessi. Ha dei riflessi tipo arcobalenati. Sì. Quindi questi erano tutti gli acquisti di Giorgio. Adesso vi faccio delle mie cose da Primark. Allora, prima cosa ho preso questi elastici che sono di tutti i colori dei capelli, così quando farò le treccine a qualcuno adesso non gli potrò più dire no perché non ho il tuo colore, ma ce li ho tutti. Mi figata. E 1,50 euro solo, quindi niente. Saranno tipo più di 20 elastici. Ah, 50? What the fuck? Poi ho preso questi orecchini a perle di diverse dimensioni, arrivano fino a una cagatella praticamente, sono piccolissime. 6 paglia c'è scritto. Sono 6 e vengono sempre 1,50 euro. Poi ho preso questa bandanina color militare scuro che ho pagato 2 euro e la devo regalare a Valentina perché lei è fissata con queste bandanine e questo colore, sono sicura che non ce l'ha ma gli piace molto. Poi mentre stavamo in fila ho preso questo pettine da borsa, sì, si portatile, che costava solo 1,50 euro, quindi doveva essere mio. Poi c'è scritto made you look, tipo in glitteroso, e quindi l'ho preso ed è fatto così, magari da portare a scuola invece della spazzola enorme. C'è la cosa, ce l'avevo, ce n'ho avute tante però si sono tutte rotte, quindi l'ho ripresa. Poi ho preso una ciofecata, cioè nel senso che lo volevo provare. Ho preso questo correttore verde in stick della marca PS, tre puntini, che è tutto un dire nel senso, però vabbè, insomma 2,50 euro, uno dice si può stare. Poi l'ho sbocciato, comunque era
coprenti, quindi mi sono detta ma sì, ma su, ma sì. E quindi insomma dovrei 50. Lo proveremo magari in un Gattrevi. E poi ho preso la cosa più bella del mondo, che in realtà mi servirà per, cioè la volevo portare per Londra quando partirò tra poco. Questa agendina, che non si vede niente, dici così che cavolo è. In realtà è troppo bella perché è tutta marmorizzata. Cioè lì c'era un intero scompartimento di cose a tema marmo. E la cosa figa è che sono abbinati a quest'oro rosa iPhone tipo. Troppo bello. C'era anche un altro tema questa agendina, cioè il rosa così metallizzato ce l'aveva tipo in un'altra parte, non me lo ricordo. Comunque ho preso questo. All'interno c'è i fogli a righe normali. E questo l'ho pagato soltanto 2 euro. Se li ritrovo a Londra ne prendo tipo 5-6 perché sono fighissime. Tra l'altro mi sarà pure rotta in valigia, però ho rimesso il pernetto. Poi io non so se lo sapete, ma sono fissata con gli anelli. Adesso vi faccio vedere. C'ho tutta questa scatolina piena di anelli, che tra l'altro non so mai dove si apre. Ecco. Così, ok. E avevo un anello molto simile a questo che ho preso, che mi sa che me l'ero perso. E quindi questo me lo ricordavo troppo. Stava solo 2 euro e l'ho preso. E ora vi faccio vedere quanto è carino. Io amo gli anelli così pacchianosi. Poi di vestiti ho preso 2 cose perché, ripeto, non c'avevo spazio, quindi mi sono dovuta un attimo contenere. E ho preso questi paio. Aia! Ho preso questo paio. Insomma, sono questi qua, verde sempre militare. Oh, sono fissata con questo colore. E ma ci sono velluto? No, si chiama camoscio. Sì, sono tipo morbidissimi. Ok, questi li ho pagati, dovrebbero essere 8 euro. Sì, 8 euro. Ultima cosa, ho preso questa gonna che la cercavo da un sacco, però non dico che mi sono pentita, ma riflettendoci mi sono detta che cazzo. Ma non per la gonna in sé, ma per il fatto che mi sono accorta che è trasparente. Adesso vi faccio vedere. Perché non l'ho provata? Sì, però nei camerini sembrava coprente. È vero. Comunque è trasparenza. Tu lo vedi se si vede? Sì. No, lì dalla videocamera. Cioè, mi vedo io dietro. Ok. Comunque fidati. Che è trasparente. Cioè, vi giuro, sì, tipo contro luce è trasparente. Però è molto carina. C'è dei leggings. C'è l'elastico e è tutta fatta così a costine e va giù. È molto anni 50, anni 40. Mi piace tantissimo lo stile. Infatti penso me la metterò oggi. Però ci dovete mettere qualcosa sotto, una gonna a fascia o una culottina di quelle elastiche, no? Così, perché così proprio no. Questa penso sia la cosa che ho pagato di più, ma mi hanno staccato il cartellino. Ah no, 12 euro. Questa era l'ultima cosa di tutti i nostri acquisti in generale. Questo era tutto. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere un pollicino in su e di iscrivervi al canale, perché ci saranno presto nuovissimi video anche con Giorgia, con Daisy, chi più ne ha più ne metta, che arriveranno. Quindi stay tuned. Abbiamo detto cose diverse. E niente, vi mandiamo un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao. J's on my feet, J's on my feet, J's on my feet. So we like me.